Finisce qui Napoli-Sampdoria 1-0. Finalmente Napoli torna a vincere in casa dopo le sconfitte contro Spezia ed Empoli e prendiamo una vittoria veramente importante. A decidere è la rete di Monsieur Petagnone, che fa uno splendido gol in acrobazia, decidendo così la vittoria al Napoli. Una partita ampiamente dominata, ma che abbiamo vinto soltanto 1-0 per delle occasioni malamente sprecate, come ad esempio quella di Mertens, ma abbiamo avuto anche grandi occasioni con Politano e Petagna. Quindi il Napoli avrebbe meritato di vincere ampiamente di più, molto più di 1-0, ma l'importante comunque dopo tutto è averla portata a casa. Il Napoli doveva assolutamente vincere questa partita, anche perché adesso giocheranno Roma-Juventus, una partita importantissima per il Napoli in chiave Champions, che dovrebbe sperare un pareggio o magari una sconfitta della Juventus per allontanarsi dalla zona Europa League. Napoli che adesso si trova in terza posizione, però l'Atalanta, che ha appena vinto contro l'Udinese, ha una partita in meno, quindi tecnicamente il Napoli è quarto. Comunque, grande prestazione per quanto riguarda il Napoli di Lobotka. Mi è piaciuto veramente molto amministrato il reparto con la sua solita disinvoltura. Esordio per Tuanzebe, il nuovo acquisto del Napoli che viene in prestito dal Manchester United. Veramente un rinforzo importante che va a sostituire Manolas. Il 24enne inglese è entrato verso l'80esimo e ha dato comunque una mano in una partita che a un certo punto era diventata complicata. Grande partita anche di Juan Jesus Serramani. La Sampdoria non ha fatto tiri in porta, merito sicuramente anche loro. Juan Jesus, che tra l'altro aveva anche segnato, ma in seguito a una revisione al VAR era stato annullato per una posizione di fuorigioco. Grande prestazione, mi è piaciuto anche Mertens, che ha avuto una grande occasione, che comunque il gol di Petagna nasce da una sua azione personale, quindi grande prestazione anche di Mertens. Elmas sbaglia qualcosa di troppo, però comunque anche lui non si può dire che abbia fatto una cattiva prestazione. Per il resto, buono. Politano ha avuto un ottimo impatto, ha subito sfiorato il gol, ha comunque fatto delle azioni importanti, quindi Politano dimostra di essere un ottimo giocatore, soprattutto a partita in corso, data la sua rapidità, la sua velocità nello stretto. Quindi ragazzi, il Napoli ha vinto finalmente, è importante perché dopo il pareggio contro la Juventus è un'altra giornata in cui la Juve non può guadagnare terreno sul Napoli, perché adesso giocherà contro la Roma e la Juve attualmente si trova a 5 punti dal Napoli, quindi il Napoli deve sperare, come detto, che non vinca la Juventus, magari un pareggio sarebbe l'ideale per allontanare Juventus e Roma. Per quanto riguarda poi l'infortunio di Insigne, l'Insigne si è infortunato verso il 25esimo del primo tempo, quindi è un infortunio, se non sbaglio, all'adduttore, anzi all'inguine, quindi è una situazione da monitorare, spero che non sia successo niente di grave. Un'altra buona notizia è il rientro di Fabian, che come Tuanzebe è entrato a partita in corso, quindi un altro giocatore che il Napoli ha recuperato. Adesso devono tornare Mario Rui, che però è ancora positivo. Vabbè, Osimhen, che potrebbe tornare già dalla prossima partita essendo negativo. Vabbè, Anguissa e Koulibaly nella Coppa d'Africa, Koulibaly peraltro positivo, quindi bisogna vedere un po' la situazione come si mette. Quindi, a parte Anguissa e Koulibaly, sono da recuperare Mario Rui, che è ancora positivo, Osimhen, che potrebbe tornare alla prossima partita. Pochi altro. Ah, Insigne, bisogna vedere quando recupererà. E anche Lozano, che è anche lui positivo, come Mario Rui e Koulibaly. Speriamo bene, ragazzi, speriamo bene che si metta bene la situazione anche dal punto di vista del campionato, perché la situazione non è semplice. Ci potrebbero essere partite da rinviare, fortunatamente in questa giornata non ce ne dovrebbero essere. Speriamo bene, sempre a Forza Napoli. La prossima partita è contro il Bologna, queste sono partite da vincere perché i punti fondamentali nascono qui. Il Napoli deve mantenere a distanza la Juventus, perché è la principale rivale del posto in Champions, quindi il Napoli deve pensare principalmente a tenere sotto la Juve per auspicare così al ritorno in Champions dopo 2 anni.
Bene ragazzi, il video finisce qui, forza Napoli sempre, noi ci vediamo nei prossimi video, arrivederci a tutti.